Liti e ripicche a Compiano tra gli opposti schieramenti del Consiglio Comunale, dove la maggioranza non fa convalidare l'elezione del consigliere di minoranza Stefano Cardinali. La proiezione del film documentario sulla vita di Berlinguer e di Walter Veltroni ha dato la possibilità di mettere in luce come quelli fossero tempi in cui la politica era totalmente differente. La sezione comunale Avis di Berceto ha contribuito con la somma di 1000 euro alla nuova operatività della sede Avis Aido di Carpi, danneggiata dal forte sisma che scosse la provincia di Modena. Berceto ha ospitato in piazza San Moderano la rassegna del Festival Internazionale dei Giovani giunti dalla Turchia e dall'Indonesia, simbolo di una bella fratellanza tra popoli diversi. Un'importante scuola di recitazione americana ha scelto Bedonia come sede del proprio campo estivo. Domani presso la palestra sarà possibile partecipare a audizioni gratuite. Torna domenica 6 luglio la festa delle famiglie alla caserma vecchia del Monte Penno, organizzata dal gruppo giovanile della parrocchia di Bedonia. Buonasera ai nostri telespettatori, buon sabato, benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Apriamo con Compiano perché ci sono in atto delle liti e delle ripicche all'interno del Consiglio tra gli opposti schieramenti del Consiglio Comunale, dove la maggioranza di fatto nella prima seduta del nuovo civico consesso ha fatto non convalidare l'elezione del consigliere di minoranza Stefano Cardinali. Sentiamo. Picche e ripicche tra gli opposti schieramenti nel Consiglio Comunale di Compiano. Gli attriti sono iniziati nel corso della seduta di insediamento, allorché è stato comunicato che non si poteva procedere alla convalida dell'elezione del consigliere di minoranza Stefano Cardinali, in quanto lo stesso si trovava in condizioni di morosità fiscale, anche se per una cifra modesta, nei confronti del comune, per cui prima di entrare in carica doveva, entro 10 giorni, sanare la situazione. Pur riconoscendo la legittimità dell'impedimento, il consigliere Stefano Cardinali, che ha immediatamente saldato il dovuto facendo decadere la condizione di ineleggibilità, si è lamentato per non essere stato avvisato in anticipo del disguido, dandogli la possibilità di ovviarlo prima della seduta di insediamento. La procedura è pertanto stata giudicata scorretta dal gruppo di minoranza, che a sua volta ha sollevato il problema delle baracche in lamiera utilizzate nella frazione di Sugremaro in occasione della festa di Santa Teresa e di altre manifestazioni popolari. L'erezione delle suddette strutture è infatti soggetta ad autorizzazione temporanea, ovvero devono essere rimosse ogni volta al termine del periodo di utilizzo. Per comodità invece erano diventate da diversi anni delle costruzioni permanenti. Avendo a questo punto la minoranza consiliare richiesto il rispetto delle norme di legge in materia, il sindaco ne ha dovuto ordinare la rimozione ed il fatto sembra abbia creato un certo malumore tra i componenti dell'associazione La Gondola che utilizzavano le baracche come ricovero per le attrezzature da adoperare durante le feste. Domani, come già annunciato, si commemora la battaglia del Manubiola. Si comincia alle 9.15 a Borgotaro con il raduno in piazza Manara, alle 9.30 ricordo dei caduti in località Boceto e alle 9.45 ricordo dei caduti a Frascara. Invece a Berceto alle 10.30 ci sarà la visita al cippo posto sulla strada provinciale Ghiare-Berceto, alle 11 Santa Messa presso la chiesa di Ghiare, alle 11.45 deposizione della corona al monumento con il saluto del sindaco Luigi Lucchi e del primo cittadino di Borgotaro Diego Rossi, con l'orazione tenuta dal rappresentante delle associazioni partigiane Sergio Gigliotti. Ovviamente le popolazioni sia di Borgotaro che di Berceto e di Ghiare sono invitate. E continua davvero con successo come sempre il torneo sanitario dei tre confini che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Borgotaro, organizzato dall'assistenza pubblica volontaria Borgotaro Albareto. Domani prove finali a partire dalle 8.30, alle 12.30 premiazioni dei vincitori presso l'area delle feste del quartiere di San Rocco e alle 13 pranzo di chiusura del torneo. Intanto vi ricordo che anche
anche questa sera presso l'area feste di San Rocco prosegue e si conclude la festa dell'assistenza pubblica, dove si cena a partire dalle ore 20 e poi si balla con ingresso libero. E ora parliamo del film sulla vita, sulla storia di Enrico Berlinguer, che è stato presentato sabato scorso a Borgo Taro, occasione sicuramente per chi ha potuto visionare la pellicola di Walter Veltroni di capire ancora meglio come quelli vissuti da Berlinguer fossero altri tempi e quella decisamente tutta un'altra politica. Altri tempi, altra politica. La proiezione del film documentario di Walter Veltroni Quando c'era Berlinguer presso il Cinema Cristallo di Borgo Taro con il successivo dibattito ha dato la possibilità di analizzare e per i più giovani di conoscere una concezione della politica molto diversa da quella attuale. Una concezione della politica di cui Enrico Berlinguer fu uno dei più grandi interpreti che nel contesto dell'epoca seppe fare delle scelte coraggiose. Ho conosciuto svariati leader, forse più all'estero che in Italia, ma di Berlinguer mi colpiva una cosa, la passione politica. Oggi questa passione spesso non la vedo, o forse ne vedo oggi qualche vagito di tipo diverso. È chiaro che ciascuno è figlio del suo tempo, Berlinguer è stato figlio del suo tempo, ma è un uomo che ha avuto un grande coraggio, un coraggio da statista, quello di rinunciare a quella che era l'eredità pesante del comunismo sovietico, del cosiddetto socialismo realizzato, l'idea di lanciare il compromesso storico e l'idea, il compromesso storico perché? Perché l'Italia, come aveva capito Berlinguer, non è un paese fortemente di sinistra, ma è un paese che ha due anime progressiste, una di sinistra e una legata al mondo cattolico. Ecco, la sua grande intuizione è stata quella, era arrivato prima degli altri, non è stato molto amato da alcuni, persino dei suoi su questo, ma questo significa che è stato un uomo di estremo coraggio. Un ritratto che il lungometraggio di Walter Veltroni riesce a cogliere in tutte le sue sfumature, rendendolo comprensibile anche a chi all'epoca non era ancora nato. Walter Veltroni è riuscito a catturare completamente l'immagine di Enrico Berlinguer, una persona semplice, una persona per bene, un buon politico, uno statista. È riuscito a rappresentarla emotivamente in una maniera fortissima anche per chi come me, che è nato nel 90, che appartiene alla generazione post-Berlinguer, post la caduta del muro di Berlino, non ha vissuto quegli anni che sono stati drammatici da un certo punto di vista e politicamente importantissimi da un altro punto di vista. Enrico Berlinguer quindi un grandissimo personaggio politico e umano in ogni caso, e quindi grazie a Walter Veltroni per aver realizzato questo film documentario veramente eccezionale e emotivamente molto forte. Ci ha trasmesso a noi di una certa età l'immagine di quegli anni e anche del suo peso in quegli anni. Ma devo essere sincero, la cosa che più mi interessa di questo film è proprio il messaggio che può dare ai giovani, giovani che non l'hanno conosciuto. Ma devono sapere i giovani che non ha importanza tanto che Berlinguer fosse comunista o fosse di un partito appartenente a un partito politico. Certo, era importante per lui e per il paese, ma era importante questo esempio di rigore che ha dato, l'esempio di rigore, e oggi di rigore e di etica abbiamo assolutamente bisogno. La comunità di Porcigatone nel comune di Borgo Taro vi dà appuntamento a domani per festeggiare San Pietro Apostolo, patrono della parrocchia. Alle 10 si celebra la messa con la partecipazione del coro di Brunelli, poi ci sarà la processione con la statua del santo, durante il percorso suonerà la banda Glenn Miller. Nel pomeriggio alle 15 preghiera dei Vespri nella chiesa, cui seguirà sul piazzale la benedizione dei mezzi agricoli e delle auto, e al termine sarà offerto a tutti i presenti un ricco buffet con specialità locali. Ovviamente la popolazione, la comunità di Porcigatone invita tutti.
Anche la sezione comunale Avis di Berceto ha contribuito con la somma di 1.000 euro alla nuova e piena operatività della sede Avis Aido di Carpi, che fu danneggiata dal terremoto, quel terribile terremoto che sconvolse la provincia di Modena. Il presidente di Berceto, Alberto Camisani Calzolari, si è recato nella località il 18 giugno scorso in occasione della giornata mondiale del donatore e ha consegnato l'assegno nelle mani del presidente locale. I soldi sono stati risparmiati lo scorso anno in occasione della celebrazione del 45esimo anniversario di fondazione della sezione bercetese, perché non sono stati acquistati gadget da consegnare alle consorelle per destinare la somma proprio a questo scopo decisamente importante. Il presidente si è detto molto orgoglioso di aver versato una goccia nel mare dei bisogni delle zone terremotate. E restiamo a Berceto, dove si è svolto con successo il Festival Internazionale dei Giovani, appunto ha visto ospiti i giovani ragazzi della Turchia e dell'Indonesia. Piazza San Moderanno si è vestita dei colori della Turchia e dell'Indonesia. Giovedì, infatti, è tornato a Berceto l'appuntamento con il Festival Internazionale dei Giovani, una rassegna di spettacoli multiculturali che dal 2013 è sbarcata qui grazie al lavoro del mediatore culturale Carlo Devoti. L'occasione per l'esibizione bercetese dei giovanissimi studenti di scuole di Istanbul e Giacarta è stato il ventennale di un singolare monumento, forse unico al mondo. Il 26 giugno del 94 fu infatti inaugurato a Berceto il monumento alle vittime delle pettegolezze dell'invidia. Proprio per questo allo spettacolo è seguita una conferenza di Don Angelo Busi, parroco di Borgotaro, sul tema Papa Francesco, i paesi muoiono per le chiacchiere, invidia e gelosia. Tornando all'esibizione, gli studenti turchi e indonesiani si sono preparati prima facendosi una scorpacciata di gelato italiano in una nota gelateria del centro e poi alle 20, dopo i saluti di Carlo Devoti e del sindaco Luigi Lucchi, hanno iniziato i piccoli turchi proponendo il loro repertorio di canti e danze tipiche. Dopo una mezz'ora circa è toccato ai giovani indonesiani proporre le loro coreografie più tipiche e belle. E alla fine tutti in posa per una foto ricordo insieme, simbolo della fratellanza tra popoli, anche se molto lontani e di cultura diversa.